Allora, questa non è né il giorno né la sede opportuna per parlare di mercato e non ne voglio parlare. Quindi non mi fate domande di mercato perché non parlo, non rispondo. Non per maleducazione, ma perché non credo che sia. Cioè, c'è una partita domani che non è fondamentale per noi di più. Sono convinto che se domani dovessimo fare risultato pieno andiamo in Serie A. Quindi in questo momento non parlo di mercato, io parlo dei giocatori che ho, partiamo in 22, quelli ho e a quelli mi affido. Poi lunedì, martedì vedremo cosa succede. Cioè, se domani il Pescara vince, va in Serie A questo. No, va in Serie A. Non è che va. È una mia convinzione che se domani dovessimo vincere abbiamo le nostre chance di Serie A si Sei possono bravissimo. aumentare moltissimo. Dico sempre quello che penso, questo è quello che penso. Posso sbagliare, ci può essere qualcuno che non è d'accordo con me. Io ho in mano la squadra, io la conosco e io vedo le potenzialità. E ho questa convinzione, quindi in un momento così parlare di mercato è prima di tutto deleterio, ma seconda cosa non mi interessa proprio. Perugia che è in difficoltà per quanto riguarda i risultati, ovviamente. Penso che per il potenziale che ha sia in ritardo di classifica, ma questo è dovuto anche a un momento in cui ha avuto tanti infortuni, ha dei problemi e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare questo momento, quindi la mancanza di giocatori importanti, perché in questo momento c'è da dirlo che quando ti vengono a mancare Drolet, Parigini, Del Prete, Belmonte, tutti assieme, può essere un vantaggio per noi, quindi dobbiamo essere bravi in questo, ma non possiamo e non dobbiamo essere stupidi nel pensare che sia una partita facile, perché facile non lo sarà. Perugia è una squadra che non è particolarmente propositiva per caratteristiche, sfrutta molto il contropiede, è una squadra molto compatta, cui è difficile fare gol, questo lo dimostra. Dimostrano i pochi gol subiti e quindi noi abbiamo preparato bene questa gara e mi aspetto che la squadra faccia una grande partita con coraggio e con determinazione e con personalità.